Passaggio di consegne tra il commissario prefettizio Salvatore Parascandola e il nuovo sindaco di Marina di Campo Davide Montauti. La cerimonia di insediamento del neo primo cittadino si è svolta nella giornata di martedì 20 giugno alla presenza anche dei responsabili tecnici degli uffici comunali. La sua esperienza campese in questo anno di amministrazione? È stata un'esperienza sicuramente molto positiva. E devo dire positiva soprattutto dal punto di vista umano, perché ho trovato qui un ambiente ottimo, un grande livello di preparazione e valori umani molto alti, una collaborazione totale da parte della struttura. Abbiamo fatto molte cose, tra tutte cito appunto l'escavo del porto, il termine della prima fase per quanto riguarda l'adeguamento dell'aeroporto e altri lavori che interessano Campo dell'Elba. E devo dire che gli uffici si sono assolutamente messi a disposizione in maniera totale, prima nella comprensione per me, che venivo da una realtà completamente diversa, quella della prefettura, dove le problematiche dei comuni arrivano molto rarefatte, e quindi nella possibilità di capire quelle che sono le problematiche locali e dargli una soluzione o un avviamento. Quali saranno le sue priorità amministrative? Intanto ringrazio il commissario Parascandola per averci traghettato in questo anno nel migliore dei modi. Le priorità, stiamo già lavorando per quanto riguarda la stagione turistica, che ormai siamo nel pieno, quindi con la pulizia delle spiagge, un po' di decoro, tutto quello che possiamo fare, perché ormai siamo già nel pieno della stagione. Poi abbiamo la scuola elementare, che già domani farò un sopralluogo con un tecnico per capire quale può essere l'intervento per risolvere nel più breve tempo possibile la problematica che per il momento il fabbricato è inagibile. Che situazione ha trovato qui in comune? Ma la situazione un po' già la conoscevo, perché è da anni che collaboro col comune di Campo nell'Elba per quanto riguarda lavori pubblici. Comunque una situazione direi normale, certo c'è un po' di cose da risolvere, ma vediamo insomma di risolverle nel più breve tempo possibile. In attesa del primo consiglio comunale convocato per mercoledì 28 giugno, il sindaco Montauti ha già annunciato la composizione della giunta nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla rappresentanza di genere e prevedendo fin da subito future alternanze e rotazioni. Il sindaco tiene per sé le deleghe all'urbanistica, ai lavori pubblici, alla pianificazione territoriale e all'isola di Pianosa. Vice sindaco con delega alla pubblica istruzione Valentina Petrocchi, assessore alle infrastrutture, turismo Demanio e delega specifica al delicatissimo settore della sanità Gianluigi Palombi. Daniele Mai è assessore al bilancio, sport e tempo libero, protezione civile e gestione del personale. Chiara Paolini è investita delle deleghe a cultura e spettacoli, ai rapporti con le associazioni e alle politiche sociali e giovanili. Ulteriori deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni a completamento dell'organico politico amministrativo del comune.